riconoscimento a Giancarlo Pedote, il velista solitario, che ha riscritto la storia. Una targa per celebrare le imprese del navigatore oceanico, il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. Nelle sue traversate c'è tutta la capacità umana di spingersi oltre i confini del già noto. È nata la Fondazione Alfredo Catarsini 1899, una primavera di speranza. Presentata a Palazzo del Pegaso, la fondazione dedicata al grande maestro di Areggino. È il riconoscimento che l'impresa di Pedote si iscrive di diritto tra quelle che rimangono nella storia e che testimonia la capacità umana di spingersi oltre i confini del già fatto per compiere un passo in avanti. Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, pronunciate nel corso della cerimonia di consegna di una targa al velista e navigatore oceanico toscano Giancarlo Pedote, che il 28 gennaio scorso ha tagliato il traguardo della nona edizione del Vanden Globe, diventando uno dei pochi skipper ad aver completato un giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza. Orgoglioso e fiero si è così descritto Pedote, che nonostante viva in Francia da oltre 12 anni, ha sempre mantenuto un fortissimo legame con la Toscana. Noi vogliamo premiare un atleta, un navigatore, un campione che ha portato in alto i colori dell'Italia e io dico anche della nostra Toscana. Un risultato incredibile, non era mai successo a nessun italiano di riuscire a piazzarsi tra i primi 10. Un risultato che ci rende orgogliosi. Come Consiglio regionale, noi in questi mesi, da quando sono diventato presidente, vogliamo raccontare le storie migliori di nostri concittadini. Il simbolo della nostra regione, lo vedete bene lì, è il Pegaso alato. Il Pegaso alato è fatto, diciamo, e rappresenta benissimo quello che noi siamo. Da un lato le sue zampe radicate nella storia, nei valori, nella tradizione, nella bellezza della nostra Toscana e anche un po' nella fantasia dei toscani, e dall'altro le ali che ci portano verso il futuro, un futuro fatto di speranza, un futuro fatto di opportunità e anche un futuro migliore. Il messaggio che Giancarlo ci ha mandato è quello di crederci sempre, di non mollare mai. Mentre parlavamo, gli ho detto come si fa a vivere questa esperienza così difficile, un'esperienza che ti cambia il modo di vivere, e serve determinazione, serve coraggio, serve intraprendenza, ed è esattamente quella che è l'idea della nostra Toscana ed è il motivo per cui abbiamo deciso di dare questo riconoscimento a un toscano che ha portato in alto il nome della nostra regione. Mi piace molto avere delle opportunità per oltrepassare i miei limiti, per trovare sempre dei nuovi obiettivi da raggiungere, per superare me stesso. Ho trovato nello sport della vela queste grandi opportunità, e realizzare il Vande Globe, l'Everest della vela, il giro del mondo in solitario, senza scalo, senza assistenza, è stata una grande opportunità e una grande soddisfazione. Sono delle circostanze chiaramente estreme, proprie di ogni grande impresa, e quindi da un lato un grande senso di concentrazione, di determinazione nel portare avanti i propri obiettivi, e a volte chiaramente in quanto esseri umani proviamo anche paura verso delle situazioni chiaramente impreviste e complesse che devono essere risolte. Io mi sono appassionato nel Golfo di Follonica, dove ho iniziato a fare i primi bordi sul windsurf. Poi la mia passione è proseguita verso delle imbarcazioni di taglia più grande, ho cominciato a essere un regatante su barche armatoriali e poi dalle barche armatoriali mi sono spostato su un progetto personale. Ho avuto la grande fortuna di incontrare il mio sponsor Prismian Group, che mi segue da 14 anni, e con loro siamo arrivati assieme al Vande Globe. È stato un cammino passo dopo passo, in cui chiaramente si passa da uno step all'altro. Sono un navigatore solitario ormai da 12 anni, vado in barca da quasi 30 anni e quindi, diciamo, non c'è mai stato un passo più grosso della gamba, per usare un termine della nostra lingua. Tutto è stato, se vogliamo, una successione di step molto, molto mirati e con una grande riflessione dietro. Sentivo il dovere di ritornare qualcosa ad un nostro concittadino, ad un abitante di Scandicci che ha portato
il buon nome del paese, dell'Italia, della Toscana tutta, ma anche della nostra comunità di Scandicci, agli onori e alle cronache del mondo per un avvenimento e un accadimento sportivo di grande, grande rilevanza. Il Giro del Mondo in 80 giorni, in solitaria, e quindi mi sembrava doveroso e corretto proporre all'attenzione del Consiglio regionale e del Presidente Mazzeo, che ringrazio per l'attenzione prestata, un riconoscimento a questo nostro concittadino. Indubbiamente uno di quei personaggi che ci fanno apprezzare anche delle discipline, comunque sia delle pratiche che ci appaiono lontane, perché lo riesce a fare con quella passione, con quella determinazione, con quella volontà di affermarsi, e ci ha reso veramente orgogliosi anche di essere toscani. Ecco, questo senso di essere vicini a delle discipline, degli sport cosiddetti minori, cosiddetti però, perché di fatto costituiscono un anello di congiunzione anche con le nostre tradizioni, con delle pratiche che sono veramente vicine a noi. Oceanico che ha fatto la circumnavigazione del globo, per noi è un momento importante con il quale il Consiglio regionale celebra questa grande figura. Questo premio, che è assolutamente meritato, ci fa particolarmente piacere che un toscano abbia fatto una prestazione così importante in questa gara romantica, in questa gara meravigliosa, in questa giro del mondo in solitario in barca a vela, che è in linea, la parte che mi garba sottolineare, con la tradizione marinara della Toscana. Dai nostri porti, dalle coste sono partite tantissime imbarcazioni a vela o a remi negli anni. Io mi piace ricordare la storia della Repubblica Marinara di Pisa, che attraverso i mari ha toccato tutto il mondo allora conosciuto. Quindi questa tradizione che si ripete e che viene tenuta viva da tantissimi equipaggi che ogni anno e che ogni mese solcano i nostri mari, e poi c'è dell'eccellenza, un'eccellenza toscana, quindi viva la Toscana, viva la vela, viva il mare, una bellissima storia. A Palazzo del Pegaso si parla di cultura con la nascita della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, intitolata al grande maestro versiliese, che è stato scrittore, critico e poliedrico animatore di proposte culturali. Presente alla conferenza stampa la presidente della Fondazione, Elena Martinelli, nonché nipote del grande maestro, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e la presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. In un momento così particolare della nostra storia, si torna dunque finalmente a parlare di cultura. Una primavera di speranza, come l'ha definita il presidente dell'Assemblea Toscana Mazzeo, perché investire in arte, cultura e in figure che hanno fatto la storia significa soprattutto investire nella Toscana. È un momento importante in un tempo in cui sono chiusi i teatri, sono chiusi i musei, non si riescono a fare mostre. Sapere che c'è ancora chi investe sulla cultura ci dà forza e anche un po' di speranza. Per questo ho accolto con piacere l'invito che la presidente Giachi mi ha rivolto insieme alla Fondazione, e sono qui per mandare questo messaggio di speranza, perché non vediamo l'ora di poter ripartire. Le nostre mostre, i nostri luoghi di cultura possono tornare a riaprirsi. Questo fanno grande la nostra regione, la bellezza della Toscana è nella sua storia, nell'arte, nella capacità di saper trasmettere qualcosa di veramente profondo alle cittadine, ai cittadini e anche ai visitatori della nostra regione. Sapere di poter avere qui con noi oggi chi vive di cultura e chi ha fatto la storia attraverso le proprie opere della nostra regione è qualcosa di davvero bello, di davvero importante, e il segnale di vicinanza mia oggi qui è un segnale, come dicevo prima, di speranza di poter ripartire e di poter uscire anche con le nostre bellezze da questa terribile pandemia che ha sconvolto la vita di ciascuno di noi. Abbiamo voluto intraprendere questa avventura. È sicuramente un momento molto importante, entusiasmante, perché Alfredo Catarsini è stato un pittore che ha attraversato praticamente tutto il Novecento, è morto nel 93 a 94 anni. Ha sperimentato tutti gli ismi del Novecento, ha avuto
fortemente un interesse per la ricerca nel mondo dell'arte. È stato docente anche all'Istituto d'Arte di Pietrasanta, quindi ha avuto molto a che fare con i giovani e con tantissimi personaggi del mondo culturale e artistico che in quel momento Viareggio ospitava e tutta la Versilia naturalmente ospitava. La Fondazione ha come scopo principale quello di valorizzare l'opera del maestro, ma attraverso anche il suo archivio storico e quindi tutto quello che il mondo che lui ha vissuto, è possibile creare sinergie, trovare nuovi orizzonti, nuovi stimoli per poter sia approfondire la sua arte, ma anche approfondire quello che è successo in tutto questo periodo di una lunga vita molto laboriosa. Ha fatto molti affreschi, è stato uno scrittore, il suo libro Giorni Neri verrà a breve ristampato con la nave di Teseo e diciamo che nella sua produzione della sua produzione abbiamo scelto una serie di opere che saranno esposte a Villa Bertelli a Forte dei Marmi dal 26 di marzo fino al 6 giugno e che ci permettono e che permettono al visitatore di scoprire la sua poetica e anche la sua ricerca pittorica. In un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo per tutto, anche per il settore culturale, salutare la nascita di una nuova fondazione e la presentazione delle sue attività proprio qui nel Palazzo del Consiglio regionale che vide l'ultima retrospettiva del maestro 16 anni fa è particolarmente significativo. È una bella storia che si riannoda e che da qui riparte e quindi è stato un piacere ospitare qua la presentazione della fondazione e devo dire che in generale una fondazione che nasce con questi obiettivi, con questo impianto, un bellissimo sito, tante attività, un calendario fitto di iniziative e anche varie, è un segnale senz'altro positivo per il nostro territorio e dà, come al solito, una prova, se mai ce ne fosse bisogno, della ricchezza della nostra scena culturale e del nostro panorama, di che cosa ha dato la Toscana come natali all'arte e alla cultura in generale. Quindi davvero tanti auguri per questa fondazione che comincia, per la sua attività e che questo palazzo porti fortuna alla Fondazione Catarsini.